benvenuti a questa terza stagione di Build Your Pad, che in via del tutto eccezionale sarà fatta di un unico episodio, compresso e semplificato, adatto a tutti quanti. In questa terza stagione costruiremo un controller per il Pop & Music, uno dei più popolari music games presenti in Giappone. Questo probabilmente sarà uno dei nostri ultimi controller di un gioco musicale che costruiremo in questa serie. L'unica differenza che applicheremo al controller originale da sala sarà la dimensione. Lo costruiremo in scala ridotta per farne una versione più casalinga e soprattutto pratica e carina. Cominciamo subito dalla base, e come voi tutti sapete, per fare il controller ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole il negozio che ce lo tagli preciso. Ancora una volta utilizzeremo trucciolato ben compresso da 2 cm di spessore, da cui ricaveremo 2 tavole 41x12 che saranno i lati lunghi del controller, altre 2 tavole 19x12 che saranno i lati corti e una tavola 41x16 che chiuderà la parte inferiore dell'opera. Una volta ottenuti i pezzi desiderati e ben tagliati, consigliamo sempre di passare una bella mano di vernice. Potete scegliere il colore che volete, del resto il gioco in sé è molto colorato. Abbiamo scelto un classico nero, ma in seguito abbiamo costruito anche una versione rossa. Vi ricordo che è sufficiente verniciare tutti i lati tranne uno. Quindi, una volta finito il lavoro di verniciatura e fatti, ovviamente, asciugare i pezzi, è giunto il momento di assemblarli per ottenere un buon cassettino. Indi per cui ci serviremo di 4 ferri angolari da applicare alla base del controller tramite delle viti molto piccole supportate da rondelle. Non vi preoccupate, queste piccole viti saranno l'unico tipo di autofilettanti che utilizzeremo per tutta la durata della realizzazione. Una volta vitato il tutto, otterremo un bel cassettino solido e resistente per contenere l'elettronica del nostro buon controller. Il passo successivo sarà quello di applicare dei gommini protettivi nella parte inferiore, che hanno la doppia funzione di stabilizzare il controller ed evitare di rovinare il mobile sul quale lo appoggeremo. Una volta fatto ciò, ci serviranno gli ultimi 3 elementi per la realizzazione. Un controller per 360 tarocco, ma potete utilizzare qualsiasi controller USB. Il plexiglass con la forma desiderata, studiata in base ai tasti che utilizzeremo, e ovviamente i tasti in scala del Pop & Music. Noi li abbiamo acquistati da Arcade Spare Parts, e in descrizione troverete i link per ogni tasto da noi acquistato. Ogni pezzo è comprensivo di tasto, supporto per micro switch ed eventuali luci, che in questo caso non applicheremo. Ci serviranno 2 tasti bianchi, 2 gialli, 2 verdi, 2 blu e 1 rosso. Che ve ne pare? Non è un gran bel pezzo di plexiglass? Le sue dimensioni sono 45x19 ed è munito di 8 fori per le viti, posizionate ad 1 cm dal bordo. Cominciamo dunque la parte elettronica. Ripeto, questo procedimento è applicabile per qualsiasi controller USB. Si apre il nostro controller, lo si privi di eventuali motorini per la vibrazione ed anche delle levette analogiche. Entrambe occupano spazio all'interno del cassone, quindi non ci servono. Dunque si individuino i contatti di ogni singolo tasto e le masse. In questo schema sono mostrati tutti i contatti per un eventuale controller 360, sia esso originale o meno. Tutto quello che ci occorrerà fare sarà saldare ogni singolo contatto di ogni micro switch a un contatto preso a caso sul nostro controller vandalizzato. Fate attenzione però a non utilizzare direzionali, potrebbero darvi qualche problema. E infine collegare la massa di ogni micro switch a una delle tante masse, o ground, come avete visto nell'illustrazione precedente, presenti sul circuito del joypad. È indifferente quale massa utilizzeremo, una vale l'altra. Una volta terminato il lavoro, otterremo qualcosa del genere. A questo punto avremo finito. Prendete il circuito del joypad vandalizzato e incollatelo con una buona dose di colla a caldo alla base del cassone e richiudete il tutto con le viti attraverso i fori del plexiglass direttamente sulla base del legno. Come ultima cosa, con un trapano applicheremo un foro della dimensione giusta per far passare all'esterno il cavo del nostro controller. Blocchiamolo magari con un po' di colla a caldo. E voilà! Il nostro controller per Pop & Music versione mini è completato! Ora non ci resta che provarlo, mentre noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione di Build Your Pad! We'll be right back.
Thank you.